La chiesa di Santa Maria Assunta, attuale parrocchiale di Mergozzo, ebbe il ruolo di sede pievana principale del paese almeno fin dal 1132, quando viene citata per la prima volta in un documento scritto, la bolla papale di Innocenzo II, nella quale viene fatto anche riferimento alle cappelle dipendenti. L'edificio che oggi si presenta con un aspetto barocco, caratterizzato da un'imponente scalinata di accesso, un ampio pronao in facciata e planimetria a tre navate con orientamento nord-sud, quindi anomalo, è in realtà la conseguenza di una serie di rifacimenti e integrazioni susseguitisi tra il XVII e il XIX secolo. Per rintracciare la sua antica struttura di epoca romanica, possiamo riferirci alle visite pastorali. In particolare a quella del vescovo Bossi del 1582, che la descrive accuratamente come un edificio a tre navate, terminanti in tre absidi regolarmente orientate ad est e suddivise a loro volta in quattro campate. Le due navate laterali erano voltate e quella centrale più ampia era coperta con un tavolato ligneo. Delle monofore erano aperte sui muri perimetrali. Il campanile con quattro campane si trovava a nord nella posizione attuale. In effetti, oggi dell'originario complesso romanico sopravvive solo il campanile a pianta quadrata. La muratura è costituita da pietre sbozzate disposte in corsi regolari. Si nota l'uso di blocchi di maggiori dimensioni e meglio squadrati nei cantonali, al fine di assicurare la statica della struttura. La torre campanaria si sviluppa su quattro piani, dei quali il terzo e il quarto sono caratterizzati da specchiature su ogni lato, concluse da una serie di sei archetti pensili. Tre lati del campanile conservano anche una cornice decorativa a dente di sega che fu inserita solo nel 1665. Per la tessitura muraria e gli elementi decorativi, il campanile può essere datato alla prima metà del XII secolo. Alcune modeste tracce della chiesa più antica possono essere osservate anche sul lato orientale della chiesa, dove, murati nella parete esterna, sono visibili tre archetti pensili che dovevano essere parte della decorazione romanica. Questi, ricavati da un unico blocco lapideo, trovano un confronto molto vicino con quelli che ornano i fianchi della chiesa di Santa Marta e fanno quindi propendere per una cronologia anche della chiesa dell'Assunta alla prima metà del XII secolo. Inoltre, nel sottotetto della chiesa, sopra la cappella dedicata a San Carlo Borromeo, si è conservato un lacerto di affresco quattrocentesco con la scena dell'Annunciazione, in corrispondenza di quello che doveva essere l'arco absidale della precedente chiesa romanica. Grazie.